Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a parlare finalmente della SBC della Omaresawa Icon Toti. L'abbiamo desiderata, l'abbiamo aspettata, finalmente uscita e in questo video ve la faccio vedere all'opera e soprattutto vi vado a fare dei bei confronti con tutti gli altri cinematografisti che già so nei commenti mi andrete a chiedere se questa è meglio o peggio. Partiamo innanzitutto dal prezzo, perché c'erano state tante preoccupazioni sul fatto che questa SBC potesse costare veramente tanti crediti, visto che c'era Best a 1.800.000, Bruno Fernandes a 850.000 crediti, si diceva che questa addirittura potesse andare sopra i 2 milioni. Io invece mi ero tenuto bene o male su 1.3-1.4 e alla fine questa sfida costa 1.200.000. Infatti chiede praticamente le prime due sfide nulle, una rosa 83 che tra l'altro ci dà la versione in prestito che potete anche sbloccare per togliervi gli ultimi dubbi, poi una rosa 86 con if, una rosa 86 con if, la bellezza di due rose 87, due rose 88 e due rose 89. Quindi, ripeto, valore complessivo 1.200.000, che comunque è in linea con la carta che andiamo a sbloccare, perché essendo un icon ovviamente linka meglio magari di Bruno Fernandes. E adesso andiamo a vedere però quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, perché parliamo di una giocatrice di 1,65 m, quindi abbastanza piccolina. Alto alto il suo work rate, mentre per quanto riguarda mosse, skill e piede debole abbiamo 4 e 4. Stile di corsa più esplosivo e piede preferito destro. Caratteristiche che, insomma, a primo acchito ce la fanno inquadrare come una giocatrice da inserire in un contesto di centrocampo dove magari a fianco ad essa andiamo a schierare dei giocatori un po' più fisici che le danno una mano, perché chiaramente con lei non possiamo tenere da sola il centrocampo, perché essendo 1,65 m con le famigerate gambette di sicuro fa gran fatica a porsi, soprattutto per quanto riguarda il discorso delle intercettazioni. Ma poi ci arrivo. Può fare il COC e il CC per i ruoli di ibride, quindi questo molto interessante se vi può servire da andare a mettere in altri ruoli di partenza. Mentre per quanto riguarda le statistiche, e qui veniamo alla parte ciotta, perché abbiamo 90 di accelerazione e 83 di velocità scatto, 92 di posizionamento d'attacco, 93 di finalizzazione, 80 di potenza tiro e 90 di tiro dalla distanza. Un tiro che risulta discretamente efficace, soprattutto dentro l'area di rigore e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del timed finishing, che vi ricordo essere fondamentale. Dalla distanza, nonostante abbia 90, ripeto, con quel 80 di potenza tiro magari fa leggermente più fatica, però è una carta che comunque finalizza. Passaggi abbiamo 96 di corto e 95 di lungo, una roba fantascientifica, per non parlare del 93 di visione che dà una grossissima mano. Parametri di dribbling, ragazzi, che sono una delle cose più fake che io abbia mai visto, perché voi vedete 93. Questa ci deve avere tutti i 99, ragazzi miei, è una roba allucinante. Come si muove sta Sawa palla al piede? Quel 90 di agilità fate finta sia 99. L'equilibrio fate finta sia 99. La reattività 99. Controllo palla clamoroso. Dribbling non ve lo sto neanche a dire. E anche un ottimo 95 di freddezza. Statistiche difensive, anche qua, 85 di intercetto, 89 di precisione testa, 84 di lettura, 88 di contrasto in piedi e 70 di scivolata. Per quanto riguarda queste statistiche, le intercettazioni chiaramente sono il parametro che sentiamo un po' meno, visto che è una carta che, appunto, essendo di 1,65 m, non è che può fare grandi cose. Precisione di testa 89, anche qua, essendo di 1,65 m, non è che lo avvertiamo tanto. Ma la lettura difensiva 84 ci aiuta a ritrovarci questa Sawa abbastanza in posizione ogni qualvolta dobbiamo intervenire, soprattutto combinato all'alto alto di work rate che si fa sentire veramente tanto. Sta Sawa si abbassa in maniera automatica dentro l'area di rigore per difendere, e poi, così come si è abbassata, va anche a risalire in maniera bella repentina per dare supporto alla nostra manovra offensiva. Abbiamo poi 82 di elevazione, 97 di resistenza, 73 di forza e 75 di aggressività. Resistenza 97, che non è minimamente un problema, ovviamente, e non lo sarebbe comunque stato visto che ha il Playstyle Plus della batteria, e poi quello che potrebbe risultare un po' più un problema in realtà sono i parametri di forza e aggressività, che però noi andiamo a risolvere applicando uno stile di intesa Ancora che va appunto a boostare quelle due statistiche, arrivando più o meno sull'80 entrambe. Carta che quindi, se selezionata, perché soprattutto selezionata, questa carta qui rende tanto e dà il meglio di sé, perché essendo molto rapida, molto agile,
molto tignosa con i contrasti, vi permette anche di andare a recuperare il pallone, veramente rende tantissimo. Andiamo a vedere poi gli stili di gioco, perché anche qua sono molto interessanti. Abbiamo innanzitutto il plus della batteria, quindi questa è inesauribile totalmente. Il playstyle del razzetto, che combinato a un 86 di velocità la fa andare speditissima. La calamita sul primo controllo argento, e anche qua le permette di poter controllare i driven pass in maniera perfetta. E poi abbiamo il filtrante, quindi il triangolo ovviamente migliorato, e il lancio lungo con L1 triangolo migliorato, sempre perché abbiamo i due playstyle base. E ho lasciato per ultimo, non per importanza, anzi, la prova di pressing plus, perché questo è un playstyle che non si vede tantissimo. Che cosa fa questo playstyle? Perfeziona il controllo di palla durante i dribbling in corsa e garantisce una protezione con il corpo molto più efficace contro gli avversari più fisici. Ragazzi miei, questo playstyle qua, Stasawa, la fa diventare Hulk, nonostante sia 1,65 m e abbia 70 di forza, che diventa 81 con Ancora, se non erro. Regà, gli rimbalzano i difensori addosso. Gli ha fatto cadere chiunque, perché quando si mette a fare i micromovimenti con il corpo, controllando il pallone, diventa praticamente un Avenger. Potete vedere dalla clip come qui il difensore si avvicina, prova a rubargli palla, cade perché la Sawa, grazie a questo playstyle, viene boostata e poi va a segnare. Quindi questo playstyle qua è tremendamente sottovalutata. E chi magari pensa, eh no, ma questa è piccolina, eh. Il cavolo, ragazzi, questo playstyle è fortissimo. Infatti, bisognerebbe vederlo magari un po' più in giro. Ovviamente questo si applica nel momento in cui abbiamo il controllo del pallone. Quindi, quando non, invece non abbiamo il controllo del pallone, quando andiamo a recuperare palla contro avversari un po' più fisici, e allora lì qualche problemino potremmo averlo, perché chiaro, se andiamo a contrastare Gullit con Stasawa, non è che ci riusciamo proprio puliti. Quindi il recapone generale è che questa carta per me è una mezzala fantastica, assolutamente top, vale crediti che vale, perché comunque attualmente si posiziona nell'elite delle carte a quel ruolo lì. Tanto ve l'andate a sbloccare con pochissimo, perché so che state pieni di pacchetti e non vedete l'ora di riciclare i fodder dentro questa sfida. E soprattutto va giocata principalmente in un 4-3-2-1, quindi centrocampo a 3, vi ripeto, 4-3-1-2, ma anche in 4-4-2 con un centrocampista più fisico vicino. Io adesso che so che sapete queste cose, vi siete fatti una prima infarinatura, avete la tentazione di chiedermi nei commenti: ma te, è meglio Stasawa, meglio De Jong, meglio Bruno? Adesso lo andiamo a vedere. In questa schermata vi ho raggruppato un po' giocatori che potrebbero essere associati a Stasawa per diversi motivi, o perché competitor, oppure perché magari già so che mi chiederete: ma la Sawa con questo, la Sawa con quell'altro vanno bene? Parliamone. Allora, diciamo che i competitor in questo caso possono essere De Jong, Bruno, la Bommatì, la Putellas, insomma, giocatori con queste caratteristiche, ovvero giocatori che fanno bene entrambe le fasi, ma che comunque eccellono per diverse ragioni. Ad esempio, paragonato a questo De Jong, la Sawa fa tutto un altro sport, perché De Jong è una mezzala anche lui. Rispetto alla Sawa, però, fa molta più fatica con la palla tra i piedi, fa molta più fatica anche quando si tratta di dover finalizzare, perché sto De Jong sta completamente rovinato quando si tratta di arrivare dentro l'area di rigore. E onestamente l'unica cosa che questo De Jong fa leggermente meglio è la fase difensiva quando lo selezionate, giusto perché è 1,81 m, perché nel momento in cui abbiamo una carta alto alto come la Sawa, un alto alto clamoroso, anche a livello di work rate siamo superiori, perché sta Sawa indietreggia molto più automaticamente, si piazza molto più sulle linee di Frankie De Jong. Quindi, se mi chiedete: Matte, ma la Sawa o De Jong? Tutta la vita la Sawa, senza neanche pensarci. Mentre al contempo, in un modulo magari 4-4-2, Sawa e De Jong potrebbe essere anche una buona coppia. Se siete bravi a difendere manualmente, De Jong, essendo 1,81 m, aiuta la Sawa, che è un po' più piccolina. Bruno invece fa un discorso diverso, perché rispetto alla Sawa, secondo me, oltre a costare un pelino meno, innanzitutto ha lo stesso work rate, perché alto alto, un alto alto clamoroso, come vi ho fatto vedere nella review, è più alto perché 15 cm in più, 1,80 m, e in più rispetto alla Sawa ha due cose clamorose, ovvero l'intercetto e il gioco d'anticipo come playstyle, che seppur bianchi
si sentono veramente tanto. Quindi questo Bruno dà una mano tanto anche in fase difensiva. Per cui se la scelta deve ricadere tra una solo di queste due carte, e allora probabilmente il mio consiglio va su Bruno, considerando che a Bruno ve lo potete spendere in più ruoli. Tuttavia, se invece me li volete giocare in coppia, anche qua può essere una buona coppia che funziona in un 4-4-2, quella tra Bruno e Lasawa, considerando che questo Bruno difensivamente non ci pare, ma vi assicuro che è veramente tanto 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 fastidioso. Per quanto riguarda invece giocatrici come la Bommati e la Putellas, qui tocca fare due discorsi separati, perché la Bommati è una specie di De Jong, ovviamente molto più piccina, anzi a livello di body type è anche più bassa della Sawa, perché 1,61 m, ha però il 5 piede debole che ci dà una mano in fase di impostazione. Anche la Bommati non presenta alcun playstyle difensivo e rispetto alla Sawa onestamente recupera anche meno palloni. Per cui se potete andare a sbloccare la Sawa, per me è assolutamente superiore. Stesso discorso, non possono giocare assolutamente insieme, perché una mediana composta da Sawa 1,65 m e Bommati 1,61 m, male male. Altra domanda è stata: Matte, ma la Putellas insieme alla Sawa a 2? Assolutamente no, perché la Putellas è una giocatrice prettamente offensiva che rende praticamente nello stesso ruolo della Sawa in un 4-3-2-1, per cui non può avere compiti più difensivi e non può essere associata ad una carta che si difende però pecca fisicità, per cui magari immagino, ipotizzo, così come nel caso della Bommati, invece un 4-3-2-1 con Sawa Bommati, Sawa Putellas e un giocatore più fisico. Giocatore più fisico che può essere uno di questi tre. Può essere chiaramente il Viera di turno che si regge dei redini del centrocampo da solo, il Gullit Winter, ma anche l'altro, ho messo questo perché questo è molto più CDC rispetto al 90, ma paradossalmente anche uno Zidane, perché Zidane non ci pare, non ha prestal difensivi, però è comunque un giocatore fisico, 1,85 m, alto normale, che se siete bravi ad andare a selezionare, ovviamente riuscite anche a far rendere in quel determinato ruolo lì, perché anche in un centrocampo a 2, affiancato a quella piccoletta lì, dà una gran mano. Quindi, diciamo che in linea generale, se ne dovete scegliere uno, vi ripeto, tra questi due prendete Bruno, ma altrimenti da mezzala la Sawa vince contro tutti questi altri giocatori a mani bassissime e si sposa alla perfezione con tutti in un centrocampo a 3 abbinati ad un giocatore più fisico, che adesso io vi ho piazzato questi tre, ma può essere un Joe Ellington, un Loftus-Cheek. Quindi spero di essere stato chiaro e spero di aver fugato la maggior parte dei vostri dubbi. Chiaramente per tutte le altre perplessità, commentino. Regà, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se la giocatrice vi ha convinto, se la andate a sbloccare, se l'avete sbloccata già, se vi sta piacendo. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto.